Spiegaci un attimo, quando si sente quel crack, perché è andato dall'osteopata, ogni tanto track, quello scrocchio. In realtà che cos'è? Perché ho letto alcune, cioè in generale, che molte persone pensano che magari così mi sta rimettendo a posto l'osso piuttosto che altro. Cioè Ah, ti ringrazio. c'è una sorta di, no? Enfatizzazione del crack, del creak, tutti quei rumori che si sentono. Sì. Allora, grazie per la domanda, perché questa è una cosa che cerchiamo sempre di chiarire. A volte non tanto, perché c'è il paziente, io ho pazienti, forse più a Londra, che vengono con la necessità di sentire quel crack, Sì, cioè esatto. è un po' una specie di dipendenza da un lato, no? Un po' come quando ci automanipoliamo Le le dita. nocche, Sì, insomma, le dita. le dita, insomma, quello che sia. E quindi sì, allora, rispondendo alla domanda, il crack è una semplicissima cavitazione. Quindi, bello della diretta. Allora, abbiamo Grande. la nostra bella articolazione, ok? Aspetta che, ecco, così. Allora, queste sono due vertebre dove noi abbiamo le articolazioni tra una e l'altra, ok? Perfetto. In questa zona, normalmente, qui vediamo due pezzi di osso sconnessi. Normalmente qui c'è una capsula che abbiamo in tutte le articolazioni. Questa capsula articolare è fondamentalmente sotto vuoto, c'è un liquido all'interno. Nel momento in cui questo liquido, per potersi muovere e poter permettere una certa fluidità, ha un minimo di bollicine d'aria all'interno, che in realtà più che aria è un gas. Okay? Nel momento in cui noi andiamo a manipolare questa zona, e lo facciamo con delle tecniche che vengono chiamate HVLA, quindi alta velocità, bassa ampiezza, andiamo a mobilitare questa zona. Sì. Questo movimento, questa in qualche modo apertura del piano articolare, sposta queste bollicine di gas che nel rompersi fanno quel rumore. Ok. Parentesi, quando andiamo a manipolare, non per forza dobbiamo sentire quel crack. Okay. Perché noi dobbiamo tenere presente una cosa molto importante. Poi, purtroppo la bibliografia è tutta in inglese. Questa è una cosa antipatica, però dobbiamo sempre rifarci alle fonti, alle evidenze scientifiche così chiamate. Ci sono vari paper scientifici, ne ho io anche due o tre che vi posso in qualche modo girare, fanno capire quanto la manipolazione sia in realtà una reazione a cascata dal punto di vista principalmente neurologico-neurofisiologico. Ok? Quindi è quello che succede a tutto il sistema, a tutta l'unità collegata a quella piccola articolazione che ti ho fatto vedere, che viene manipolata e viene in qualche modo modificata. E quindi non è per forza importantissimo sentire il famoso crack. L'effetto È la zona che noi trattiamo, che vogliamo trattare con una tecnica diretta, viene chiamata, perché noi direttamente, dopo aver testato il paziente, andiamo a trovare delle disfunzioni somatiche. Altra cosa tipica dell'osteopatia, noi chiamiamo quello che troviamo che non va bene, si chiama disfunzione somatica. Quindi la disfunzione somatica in quel come caso può essere. vorrebbe dire Fabio, scusa.